Se prendete posto, cercando di essere quasi puntuali, diamo il via alla conferenza stampa di presentazione del 41esimo Torino Film Festival. Se le ultime persone che sono in piedi... Sedetevi! Steve ha più confidenza con tutti voi e si permette queste esortazioni... Il rituale. Un attimo, sono quasi tutti seduti. Bene, benvenuti, buongiorno a tutti, è un vero piacere avervi qua alla presentazione del 41esimo Torino Film Festival, che si svolgerà chiaramente a Torino dal 24 di novembre al 2 di dicembre. Io ormai sono relegato al ruolo di mero presentatore, dico subito che non sono disponibile per Sanremo, non cercatemi, non ci sono, ma sono al di là delle battute, tanto per stemperare un po' il clima. Vorrei qua vicino a me per un saluto la sottosegretaria Borgonzoni. Grazie, prego, mettiamoci di qua tutti e due, sì, io qua di fianco a te. Grazie, io ci tenevo veramente tanto a essere qua anche oggi, perché ritengo che il Torino Film Festival abbia una sua peculiarità che lo rende unico e mi piacerebbe un po' che tutti i festival fossero così. È un festival amato dalla città, sentito dalla città tantissimo e al contempo ha un respiro internazionale. E non è una cosa scontata, perché spesso i festival hanno una dimensione loro all'interno della città dove vengono fatti, però non sono così tanto sentiti dalla gente. Invece questo Torino lo aspettano dai ragazzi, alle persone più grandi, tutti sono coinvolti, si sentono coinvolti, perché è un evento di comunità. E io credo che questa sia la cosa importante per i festival e anche perché i festival sono importanti per avvicinare le nuove generazioni al cinema, oltre importanti per chi fa documentari, film, prodotti audiovisivi, servono anche per comunicare con i giovani. Ovviamente essendo sentito così tanto dalla città, i giovani, ma questo lo si vede poi anche dai biglietti che vengono venduti, i biglietti che vengono presi, sono tantissimi i ragazzi. E poi riesce a unire i vari piani. Riesce a essere un festival dei film indipendenti, ma al contempo piano piano unire anche una parte più pop, che non vuol dire pop banalizzare qualcosa, ma molte volte vuol dire semplificarlo e proprio per questo magari avvicinare ancora più gente, che poi per sua natura, per sue competenze, sua volontà può approfondire di più, unisce le nuove generazioni, il restauro, riesce a essere veramente un tutto e anche per questo probabilmente sta crescendo sempre di più, cresce perché è amato da chi lo organizza, la direzione artistica, è amato da anche tutti quelli che ci lavorano, perché noi poi un festival funziona perché c'è tanta gente che ci crede e in un festival come questo che è diffuso in tutta la città ce n'è ancora di più di quella che possiamo immaginare. Io qui chiudo, voglio solamente dire una cosa, visto che ci sono tanti addetti ai lavori e giornalisti, sono arrivate tutte le firme per cui apriremo la finestra del tax credit di quest'anno, finalmente, con le regole passate, perché il nuovo tax credit verrà fatto dal prossimo anno, questo lo volevo annunciare perché è una cosa che aspettano tutti e comprendo che tutti l'aspettino, siamo arrivati e finalmente riusciremo a aprire la finestra. Grazie veramente a tutti voi. E grazie a tutti quelli che lavorano al festival e a tutti i bellissimi film e prodotti che vedremo al Torino Film Festival. Grazie. Grazie Lucia, ti ringraziamo, sappiamo che hai degli impegni istituzionali per cui non potrai stare tutta la conferenza con noi, credo che tu abbia dato una bellissima notizia per il mondo naturalmente legato al cinema. Bene, il Museo del Cinema organizza chiaramente il Torino Film Festival, oltre, sapete bene, altri due festival, il Cinema Ambiente e il Festival Lovers. E
colgo anche l'occasione, visto considerato che abbiamo qua due componenti del nuovo comitato di gestione del museo, che sono Elisa Giordano, se vuoi alzarti, che ti fanno, e l'avvocato Gabriele Molinari, anche lui. È rimasto invece nel comitato di gestione Paolo Del Brocco, che è un nome che non ha bisogno di essere, lo conoscete tutti bene, e poi abbiamo il dottor Bollo, Alessandro Bollo. Bene, questo è un'altra notizia che probabilmente, anzi no, sicuramente entrerà nella compagine di gestione del museo anche il Ministero, e questo è un aspetto che ancora di più ci dà la connotazione di Museo Nazionale del Cinema, cosa alla quale tengo particolarmente e che sottolineo anche in questa situazione. Ma noi abbiamo tra i nostri soci fondatori il piacere di avere qua con noi l'assessore Purchia, che alla quale chiedo di venire qua per portare il suo saluto. Grazie. Buongiorno. Grazie Rossanna. Grazie, grazie a voi. Per me è un appuntamento sentito e dovuto nello stesso tempo. Porto il saluto del nostro sindaco Stefano Lorusso, che mi onoro qui di rappresentare, ma soprattutto il saluto della città. Le parole del sottosegretario nel descrivere il Film Festival di Torino non possono, vero Presidente, non riempirci d'orgoglio, perché è esattamente questo, è che venga percepito da chi non vive la città quotidianamente come la viviamo noi, è veramente la dimostrazione di quanto Torino Film Festival sia ogni giorno di più un momento inclusivo della città di Torino. E anche il manifesto di quest'anno ne è quasi un simbolo, che un artista come Nespolo abbia regalato questa meravigliosa immagine al che non c'è, ma l'avete vista, che non c'è, ma l'avete vista. È la dimostrazione di quanto Torino Film Festival sappia includere un mondo che va dall'arte ai giovani, alle persone normali. È una festa di Torino, ma è anche una festa italiana e del mondo. Quindi 41 anni non li dimostra. Io voglio veramente ringraziare per due cose. Il Presidente Ghigo per aver voluto quest'anno a Venaria la serata inaugurale, a lui va detto e al ex ministro Veltroni va il merito di aver ridato quel gioiello all'Italia e al mondo, ed è bellissimo che la serata inaugurale si tenga lì, e a Steve che frequento, diciamo, ho avuto la fortuna di frequentarlo quotidianamente, è una parola grossa, però bene, negli ultimi due anni a lui va veramente la grande riconoscenza per aver con quell'entusiasmo, quella inclusività rafforzato sempre di più il nostro festival. Grazie. Grazie Rossanna. Adesso abbiamo, sempre in relazione ai soci fondatori del Museo del Cinema, il contributo dell'assessore Poggio, assessore alla cultura della Regione Piemonte. Prego. Buongiorno a tutti, mi scuso di non essere presente con voi, ma ci tengo a mandarvi questo saluto che spero sia bene augurante per l'edizione di quest'anno del Torino Film Festival, una kermesse che naturalmente non ha bisogno di presentazioni, essendo tra le più antiche e prestigiose d'Italia, e che nasce come cinema giovani nel 1982 e che oggi a 41 anni di distanza è ancora tra i più apprezzati e all'avanguardia per la lungimiranza con la quale ogni anno rinnova il proprio sguardo sulla realtà, andando a oltre al significato di prima apparenza della realtà stessa. Anche il cartellone di quest'anno si presenta ricco di novità e soprattutto capace di confrontarsi con le migliori rassegne italiane e internazionali, così come la tradizione ormai consolidata per questo nostro festival che da quasi
possiamo dirlo, mezzo secolo, continua ad essere un punto di riferimento nel panorama della cinematografia. Non voglio rubare spazio alla conferenza stampa, che come sapete entrerà più nel dettaglio degli elementi e delle novità, ma prima di salutarvi ci tengo a ringraziare in questa sede, con questo messaggio, il direttore De Gaetano, il presidente del Museo del Cinema Enzo Ghigo, il direttore artistico Steve della Casa, per l'impegno profuso in questi anni, durante i quali si sono ulteriormente consolidate le basi di questo nostro amato festival, che non solo ha mantenuto inalterato il proprio DNA, ma è anche riuscito a gettare nuove luci sul futuro, che se sarà come il passato, sarà sicuramente ricco di successi e ricco di applausi. Grazie, grazie Assessore. Grazie Assessore. Adesso chiamo qua sul palco il direttore del Museo del Cinema, Domenico De Gaetano. Prego Domenico. Grazie a tutti, buongiorno. È sempre bello, insomma, tornare un anno dopo sempre qui al Cinema Quattro Fontane a Roma per questa conferenza stampa del Torino Film Festival. È davvero un grande piacere e un grande onore. Ovviamente il Museo del Cinema opera come fondazione lungo tutto l'anno, e però ovviamente abbiamo delle manifestazioni di punta, e quella, diciamo così, autunnale, invernale, senz'altro il Torino Film Festival, che si lega quest'anno tra l'altro invece alla mostra di Tim Burton che abbiamo inaugurato a ottobre, che è una mostra sicuramente che attira moltissimo i giovani, che più o meno lo stesso target a cui vogliamo accedere, insomma, e attirare soprattutto al festival anche quest'anno. Crediamo sia proprio importante riuscire a dare ai giovani la possibilità di venire non soltanto in mole a vedere il museo e quindi conoscere la storia del cinema, ma anche naturalmente vedere i nuovi film che vengono presentati ogni anno con le nuove scoperte per quanto riguarda il TFF. Mio compito a questo punto è leggervi in realtà i partner del museo, anzi del festival, con tutti i ringraziamenti che vedete dietro, però insomma ve li elenco: il Ministero della Cultura, quindi DG Cinema, poi i soci fondatori del Museo del Cinema, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la GTT, l'Associazione Museo Nazionale del Cinema, che ha già citato anche il Presidente, poi il main sponsor Intesa San Paolo, i main partner, media partner Rai e Hollywood Reporter, gli sponsor I Wonder e Italy, i partner La Veneria Reale, dove si terrà appunto la serata inaugurale, e Gallerie d'Italia, con il supporto di Città di Veneria Reale, gli educational partner, che sono Università degli Studi di Torino, Torino Film Industry, Film Commission Torino Piemonte, IED, i partner tecnici invece, CIM 4.0, che realizza la Stella della Mole, che è il premio che diamo ogni anno, poi Fuori Campo, Associazione Amici del TFF. E il festival aderisce al protocollo Green di AFIC, per rendere il festival dei cinema italiani ecosostenibile e a ridotto impatto ambientale. Vogliamo pertanto ringraziare i partner che insieme con noi stanno lavorando per un festival sempre più sostenibile, e quindi i mobility partner Drivalia, IREN e SMAT. Allora, i media partner, La Stampa, Cinecittà News, Fred Radio, Taxi Driver e Chuck, la TV ufficiale del festival Rai Movie, la radio ufficiale del festival Radio 3, e infine ringraziamo naturalmente il cinema Quattro Fontane, che fa parte del circuito cinema. Vi chiederei di fare un grande applauso ai nostri partner che ci aiutano nel realizzare il Torino Film Festival. Bene, abbiamo concluso la parte istituzionale, adesso qua sul palco sale il grande Steve. Un grande applauso a Steve della Casa. Che noto, oggi si è anche messo una giacca da spettacolo. Granata. Bocca al lupo, Steve. Grazie.
Allora, buongiorno, credo che, come mi ha suggerito un ghostwriter di cui vi rivelerò solo la fine d'identità, possiamo aprire con un augurio a una persona che oggi compie gli anni, si chiama Marco Bellocchio ed è una persona che, alla quale credo che tutti vogliamo molto bene. Io credo che le conferenze stampa servano più a dare il senso del festival stesso, come è stato peraltro anche, devo dire, annunciato negli interventi precedenti, che non fare un lungo elenco di titoli, di nomi, di anteprime internazionali, mondiali, europee, di quartiere, insomma, che è sempre una cosa un po' ridicola che viene fatta nelle conferenze stampa, che proprio per questo motivo non farò. Cercherò di darvi invece il senso del festival raccontandovi un po' di scelte che abbiamo fatto e un po' di orientamenti sui quali ci siamo mossi. Il primo orientamento credo che sia, come già stato ricordato, il manifesto che vedete qua dietro. Questo manifesto unisce tre persone che teoricamente non hanno nulla in comune. Il mio amico Ugo Nespolo, che è uno che riesce a elaborare e a rendere sua qualsiasi immagine gli passi tra le mani, e lo dimostra con questo suo adattamento della seconda persona, che è John Wayne, che è teoricamente completamente distante dalla terza persona, che è Jean-Luc Godard, di cui trovate la citazione qui sopra la mia testa. Però la grande forza dei festival è proprio quella di unire tra loro degli elementi, delle persone, delle idee che apparentemente non hanno nulla in comune. E allora mettere insieme Ugo Nespolo, John Wayne e Jean-Luc Godard, cosa che si può fare, cosa che è provata da questo manifesto, che credo sinceramente sia uno dei più belli manifesti di cinema, che sicuramente della storia del Torino Film Festival, ma forse anche un po' in giro, se non altro diverso dagli altri. Credo che questa unione sia particolarmente significativa di che cosa vuole essere il festival e di perché abbiamo scelto questa immagine. Questa immagine riassume un pochettino la nostra manifestazione. La riassume anche, come diceva l'assessore Purchia prima, il fatto che facciamo, dopo l'anno scorso, abbiamo fatto, se vi ricordate, l'inaugurazione al Teatro Regio, quest'anno invece siamo andati alla Reggia di Venaria. La Reggia di Venaria, qualcuno di voi forse la conosce, qualcuno di voi non la conosce, è uno dei posti più belli del mondo, insomma è stato restituito appunto dalla Regione, dal Ministero anni fa, e Enzo Ghigo ne sa qualcosa, ed è un posto nel quale si svolgerà sia la serata inaugurale in diretta sulla radio ufficiale del festival, che è Radio Rai 3, con un programma che a volte ascolto, che vi consiglio di ascoltare, che si chiama Hollywood Party, insomma, che ho scoperto da poco e che insomma è abbastanza bello. E questa diretta sarà dedicata a Pupi Avati, persona alla quale vogliamo tutti molto bene. Insieme a lui ci saranno tre suoi attori da lui stesso scelti: Micaela Ramazzotti, Lodo Guenzi e Neri Marcorè, a rappresentare anche tre generazioni diverse di attori con i quali ha lavorato. E credo che sarà una trasmissione appunto scoppiettante, condotta da Alberto Anile e da Claudio De Pasquali, alias Efisio Mulas, insomma, al massimo della loro forma, e con documenti inediti. Tra questi, così li cito già da subito perché la loro partnership è fondamentale per noi, ci sono alcune retrovaglie che le Teche Rai ci hanno fornito, che sono veramente molto divertenti, che scoprirete quella sera. Le Teche Rai sono sempre state un partner fondamentale per noi, lo sono per varie manifestazioni di questo festival, insomma, e mi fa piacere ringraziarle all'inizio. Come dicevo, è un festival che vuole mettere insieme tante cose, e credo che l'attenzione per il sociale sia una caratteristica, anche questa, che riusciamo a rendere trasversale. Il festival ha nel suo secondo giorno la giornata internazionale contro la violenza alle donne, no? Che, come sapete, come testimonia anche il successo della nostra amica Paola Cortellesi, che peraltro l'anno scorso tenne al festival proprio una masterclass fondamentale, interrompendo la lavorazione del film che state vedendo con grande successo nelle sale in questi giorni.
Come dimostra il suo film, il tema della violenza sulle donne è un tema che è molto importante, un tema che fa discutere, è un tema che arricchisce chi lo affronta nella maniera più corretta. Noi abbiamo chiesto a Monica Guerritore, che interpreta il film diretto dalla nostra madrina, Catrinelle Marlon, anche in questo caso una madrina straordinaria, sarà il primo caso credo in cui c'è una madrina col pancione che presenta la serata inaugurale del festival. Catrinelle la ringraziamo tantissimo per questa sua disponibilità e anche per averci regalato questo film da lei diretto con Monica Guerritore, la quale farà a sua volta un intervento proprio su questo argomento. Il festival il giorno prima della sua conclusione coincide invece con la giornata mondiale della lotta contro l'AIDS e in questo caso sarà un'altra signora dello spettacolo italiano, anche lei coinvolta nel festival con una fiction molto importante che presentiamo insieme con Rai Fiction e che segna il ritorno del grande regista Roberto Faenza con una fiction su Alda Merini. La signora in questione è Laura Morante, non Alda Morante, un'unione un po' impropria, è Laura Morante e sarà proprio Laura a sua volta si è resa disponibile a raccontare il suo punto di vista sull'argomento. Quindi i temi sociali, ho fatto questi due esempi, potrei farvene molti altri, sono temi che appartengono proprio al DNA del festival che vogliamo esaltare, ma proprio facendoli sempre interagire, interloquire con il cinema. Il cinema, come sapete, è un'arte che nasce facendo pagare il biglietto fin dalla sua prima rappresentazione, quando i fratelli Lumière in quel caffè di Parigi proiettarono il famoso Treno e fecero fuggire gli spettatori, già si pagava un biglietto, quindi è un'arte che ha nel suo DNA sia la cultura sia il commercio, insomma, e attorno al festival si è creata una simbiosi straordinaria con tutto il sistema cinema piemontese che si chiama Torino Film Industry, alla quale noi partecipiamo, come partecipa ovviamente la Film Commission che ne è il motore principale, ma anche il Torino Film Lab, altra struttura che appartiene al Museo Nazionale del Cinema e il Centro per il Cortometraggio, insomma varie altre. Il programma del Torino Film Lab sarà presentato successivamente, però anche questo è un aspetto che noi abbiamo cercato di esaltare, ciascuno con le sue specifiche responsabilità, ma insomma coinvolgendo, facendo un programma al nostro interno che dà atto di quello che viene fatto dentro la Torino Film Industry e realizzando tra l'altro proprio in collaborazione con loro una delle masterclass più importanti del festival. Questa masterclass chiuderà di fatto la 41esima edizione del festival, vede presente il 3 volte premio Oscar Oliver Stone e questa proprio è una che riceverà tra l'altro il premio Stella della Mole, che è il premio principale che il Museo del Cinema dà, proprio ha già citato Tim Burton per esempio poche settimane fa. Questo premio è stato appunto realizzato insieme con la Film Commission ed è un insieme proprio di conoscenze e di competenze tra pubblico e privato che ha fatto in maniera che Oliver Stone in questo suo giro per l'Italia per presentare un documentario in collaborazione con l'associazione Nuclear Now, ecco, facciamo con la società Nuclear Now, scusate, abbiamo trovato che questo suo tour incominci da Torino, incominci con un suo incontro proprio che sarà gestito proprio dal Torino Film Festival. Ecco, credo che sia un altro esempio importante di come questo festival cerchi di interagire con altre forze. Potrei farvi tantissimi altri esempi in questo senso, ma credo che un pochettino l'idea ve l'ho data. Il festival, come è stato più volte ricordato anche in precedenza, è anche un festival di ricerca. Noi cerchiamo dal primo anno di portare avanti dei film nuovi, dei film che segnino un po' il cinema del futuro. Abbiamo un concorso di opere prime e seconde, che tale deve restare secondo me, perché ha portato in passato a tantissime scoperte. Vedete, il programma di quest'anno è molto importante. Se cercate un tema,
come mi è stato suggerito da Giulio San Giorgio, che è un po', ha coordinato un po' tutto il comitato di selezione. Beh, c'è un tema femminile molto importante, una presenza femminile molto importante, la donna, la maternità sono dei temi che ricorrono in più film e con grandissime attrici, vi cito, non so, Ravisman e Birth in concorso, Earth Mama fuori concorso, ci sono veramente tanti, tanti film che raccontano questo elemento. Il film di Claire Simon, che è veramente un monumento al cinema contemporaneo, anche quello racconta qualcosa in questo senso. La presenza del cinema di ricerca si concretizza anche nell'aumento dei documentari italiani, che passano da 8 a 10 per quanto riguarda la competizione, più parecchi altri fuori concorso dei quali parleremo dopo, e anche in una piccola sezione dedicata a alcune opere prime italiane e soprattutto a un focus sul cinema argentino, anche quello che abbiamo realizzato con grande cura e con grande volontà di fare in maniera che sia qualcosa che rimanga per il futuro. Però se date un'occhiata anche al programma del festival trovate anche tanti ritorni, vuol dire che dei registi che sono stati da noi quando erano molto giovani si trovano bene anche a ritornare, insomma, da Alex Payne, Takeshi Kitano, Barbara Schroeder, sono dei nomi conosciuti che già in passato hanno partecipato al festival e che in qualche modo si ripresentano proprio quest'anno, raccontandoci delle cose nuove. C'è anche un'anteprima del nuovo film di Isabelle Huppert, insomma, che anche lei partecipò in passato al festival. Insomma, queste presenze ci dicono tanto. Le presenze poi sono ovviamente quelle dei grandi nomi, insomma, che sono presenti, che possono essere raggruppati attraverso varie tematiche. Per esempio la musica è fortemente rappresentata, insomma, e sono molto orgoglioso di dire che Paolo Conte, che come sapete non è uno che lo trovi a tutti gli incontri pubblici, a tutte le conferenze stampa, venga a Torino per un film che uscirà successivamente, distribuito da Medusa, che racconta lo storico concerto che ha fatto alla Scala lo scorso anno. Quel film è prodotto da una produttrice che ha un nome importante, si chiama Caterina Caselli, è un mio mito da sempre, quindi è con una certa emozione che la accoglierò al Torino Film Festival. L'idea poi che loro due abbiano lavorato insieme, insomma, per chi conosce la discografia di Caterina Caselli, Insieme a te non ci sto più, insomma, già li aveva visti insieme tanti anni fa, ed è una canzone cinematografica per eccellenza, tant'è vero che Nanni Moretti, come sapete, l'ha messa in ben due suoi film, quindi si parlerà forse anche di quello negli incontri che facciamo. Ma un altro incontro musicale, nel senso che prevede un concerto e anche una masterclass, è quello con Kyle Eastwood, che porta un cognome piuttosto conosciuto e che ci parlerà proprio dei film che ha fatto insieme a suo padre Clint Eastwood. Insomma, quindi questo incontro anche ci fa molto piacere, così come la simpatia di Paolo Fresu, che è uno dei grandi nomi del jazz italiano, che presenta un documentario nel quale ha parecchie cose da raccontare, sarà a sua volta un momento molto importante. Per chi ama lo sport, c'è un documentario su Marcello Lippi. Marcello Lippi è stato un allenatore vincente, soprattutto con la nazionale, ha parecchie cose anche lui da raccontare, e la presentazione di questo documentario, che si deve proprio al già citato Paolo Del Brocco, che ce l'ha suggerito, è un punto, insomma, di orgoglio per quanto riguarda il Torino Film Festival. E poi ci sono le tante altre presenze. A me fa piacere che ci sia qui il presidente dell'ANAC, Francesco Martinotti, perché in veste di regista ha fatto un bellissimo documentario interpretato da Drusilla Forer, che ci dà la possibilità di avere proprio Drusilla, anche lei, a tenere una masterclass nella nostra città. Una masterclass che attendiamo tutti, soprattutto io e Davide Grieco, che terremo queste masterclass, insomma, con grande interesse. Daniele Orazzi lo conoscono tutti per la sua attività, per il fatto che la gente di tanti nomi importanti. Daniele Orazzi, chi lo conosce bene sa anche che non ha mai cessato di fare ricerca per quanto riguarda i giovani attori, pur avendo invece
diciamo in portafoglio alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo italiano. Allora, questo documentario che si chiama I 400 giorni, che raccoglie una serie di incontri che lui ha fatto nei vari festival europei per più di un anno e che si concretizzerà proprio con questa visione finale, perché era incominciato al Torino Film Industry questo tour, e quindi diciamo trova la sua logica conclusione dentro Torino Film Festival. Oltre a portare i giovani attori che sono stati da lui e dal suo gruppo selezionati insomma per questo documentario, porterà a Torino alcuni nomi tipo Luca Marinelli, Silvia D'Amico, Massimiliano Caiazzo, Lorenzo Richelmi, insomma sarà la Paolo Genovese, sarà la possibilità di anche di fare degli incontri calibrati proprio per meglio valutare questa cosa. Ci onora anche il fatto che il premio Virnalisi è un'attrice straordinaria, insomma una delle attrici più internazionali del cinema italiano che ci sia mai stato, una donna di un fascino, di un'intelligenza incredibili, il premio a lei dedicato, che è stato un evento più volte sul scenario romano, da quest'anno si trasferisce a Torino e annunceremo successivamente chi saranno le attrici premiate da questa manifestazione. Che dire, insomma, i nomi delle masterclass sono nomi straordinari, insomma viene Mario Martone, col Teatro Europeo faremo un incontro tra cinema e teatro con lui. Viene Fabrizio Gifuni, che è un altro attore che credo che sia straordinario, c'è Elisabetta Sgarbi che presenta uno strano cortometraggio che lei ha realizzato con materiali d'archivio e con la presenza di un importante scrittore che sarà poi rivelato anche quello successivamente. Ci sono il duo Luca Beatrice e Gigi Mascheroni che ci diranno la loro su politicamente corretto al cinema, tema abbastanza importante. C'è anche il grande ritorno, tanto lei è qui presente, di Manuela Arcuri. Manuela Arcuri dopo tanti anni torna con cortometraggio molto interessante che ha già avuto da parte della rivista Ciak l'onore di una premiazione che avverrà appunto a Torino con il Ciak d'Oro per il cortometraggio. Quindi ringrazio tra l'altro Manuela che credo sia venuta qua facendo un certo sforzo anche. Ciao Manuela, grazie. Una conoscenza che insomma fa sempre piacere ritrovare. E insomma credo che voi stessi potete, scorrendo il programma, capire quanti incontri abbiamo pensato e sapere e credere che tutti questi incontri sono incontri che hanno come loro soggetto qualcosa che vuole essere in qualche modo esaltata e non semplicemente fare la conferenza stampa, la chiacchierata eccetera. Ciascuno degli ospiti che viene a Torino ha delle cose da dire, delle cose da dare, delle cose da raccontare. Questa è un'altra delle formule attraverso le quali abbiamo costruito, con un gruppo di lavoro che devo dire straordinario, questa edizione del Torino Film Festival, come anche quelle precedenti. Il Torino Film Festival, tra l'altro, appunto, io sono ormai un fossile vivente perché ero già nella prima edizione, no? Il Torino Film Festival all'inizio non è che fosse tanto considerato dalla critica, ma ebbe una sua spinta decisiva dal fatto che c'erano delle persone, in particolare Roberto Turigliatto, che facevano delle retrospettive straordinarie. Quella sulla Nouvelle Vague, per esempio, quella per cui Barbara Schroeder appunto venne a Torino 40 anni fa, è una retrospettiva che ancora oggi viene citata come la retrospettiva per eccellenza. Beh, la retrospettiva che facciamo quest'anno in collaborazione col Centro Sperimentale di Cinematografia della Cineteca Nazionale e con un libro curato da Matteo Pallone e da Caterina Taricano, edito da Edizioni Sabine, beh, è una retrospettiva su Sergio Citti che dà il giusto spazio a un regista che spesso viene considerato una specie di succedaneo di Pasolini. Sergio Citti era molto di più e inoltre mi fornisce anche col suo titolo Il Minestrone
l'idea che io ho del festival, cioè che bisogna mettere insieme tante componenti e saperle mescolare sapientemente, insomma. Quindi questa retrospettiva è importante, così come l'omaggio a John Wayne, insomma. Guardatevi, i film di John Wayne sul grande schermo sono un'emozione che consiglio a chiunque. C'è anche un film restaurato che è uno dei meno noti della sua filmografia. Pensate, un film che si intitola I tre della Croce del Sud, Donovan's Reef in originale, ed è un film che lui ha fatto insieme a John Ford, che ne è il regista, e a tutto il gruppo di loro amici, attori, Jack Penny, Victor McLaren e così via. Lo hanno fatto perché volevano farsi una vacanza nei mari del sud. Allora diciamo, costa tanto, che facciamo? Vedete che gli irlandesi sono come noi liguri, insomma, un po' attenti a questi particolari. Allora proponiamo di fare questo film, cioè questo film in cui si imbriacano, si scazzottano, eccetera. Credo fosse esattamente quello che facevano. Potremmo considerarlo quasi un documentario, però vi consiglio veramente di vederlo, come di vedere gli altri film che ha fatto il grande Duca, che sarebbe il vecchio John. E vi ricordo, tra l'altro, particolare critico abbastanza importante, che l'unico critico italiano che ha intervistato John Wayne si chiama Dario Argento, e quindi questo, tra i grandi amori della mia vita, è qualcosa che credo che abbia senso. Il cinema del passato è presente anche con la sezione Back to Life, che sempre Caterina Taricano ha curato, e in questa sezione ci sono alcuni film restaurati e riproposti che hanno una forte importanza. C'è un omaggio a Ettore Scola con Vorrei che volo, che il documentario, qualcuno di voi forse se lo ricorda, che lui aveva fatto 10 anni dopo Trevico Torino, riprendendo quei temi e raccontandoli dopo, sempre in compagnia di Diego Novelli, che nel frattempo era diventato sindaco di Torino, che quando invece fu girato Trevico Torino era soltanto, diciamo, un giornalista, soltanto, era un giornalista, non era ancora un politico importante. E quindi questa riproposta di Vorrei che volo è qualcosa che facciamo con l'archivio del Movimento Operaio, che ha collaborato tantissimo anche a questa iniziativa, e credo che sia un'iniziativa che vale la pena. Poi omaggiamo il grande Ruggero Deodato con Uomini si nasce, poliziotti si muore, uno dei suoi polizieschi più duri, più forti, anche più anomali, e soprattutto c'è l'ultimo film girato dal grande Thomas Millian, che è mai visto da nessuno, si intitola Roma nuda, è un poliziottesco classico. A accompagnarlo ci saranno un attore che poi nel frattempo ha fatto una certa carriera, che lì era giovanissimo, si chiama Francesco Venditti, e ci sarà anche, per motivi che se avete pazienza di venire a Torino scoprirete, ci sarà anche Eva Enger, quindi insomma anche in questo caso si unisce un cast piuttosto notevole, ma tutti i film della sezione restaurata sono importanti. Credo che le altre sezioni, insomma, più o meno le conoscete. Ce n'è una che ci è particolarmente cara, che è la sezione Cresis. La sezione Cresis è stata inventata lo scorso anno da uno dei miei migliori amici, che si chiama Luciano Sovena, e che credo che appunto meriti questo applauso da parte vostra. Come sapete, Luciano non è più con noi ed è una mancanza questa che abbiamo sentito tante volte quest'anno nel lavoro. Proprio per sentirla di meno, con alcuni di noi, con Simona Banchi in particolare, abbiamo fondato un'associazione che ricorda Luciano Sovena, che farà una sua uscita a Torino, anzi l'ha già fatta, perché ha destinato 7 borse di studio a 7 ragazzi che scriveranno la sezione Cresis, raccogliendo poi appunto le recensioni dei film di questa sezione, che è la sezione dedicata al cinema horror e fantastico. E quando dico horror, sapete cosa? Horror. È uno sforzo che devo fare, insomma, penso siate generosi rispetto a questo mio difetto di pronuncia. Ho già ricordato quanto Radio 3 sia fondamentale per la realizzazione
dell'inaugurazione del Torino Film Festival, quindi è un, ma insomma tutti i nostri media partner sono molto presenti e conto molto anche sul lavoro di tutti voi. Le emittenti hanno sempre seguito tantissimo il Torino Film Festival, spero che avvenga lo stesso anche quest'anno, spero soprattutto vi divertiate, perché insomma unire passione, cultura e divertimento è un'altra di quelle, di quei mashup che bisogna riuscire a fare per fare un buon festival. Concludo, oltre a Luciano, l'abbiamo già ricordato, Luciano Sovena, ci mancano anche molto tanto Carlo Macchitella, che venne l'anno scorso al festival, e Giuliano Montaldo, che è una persona al quale abbiamo voluto tanto bene. E concludo però insomma con sempre con un suggerimento del mio ghostwriter, che poi si chiama Fabio Ferzetti e forse qualcuno di voi lo conosce. Vi ricordo che se oggi facciamo la conferenza stampa il giorno del compleanno di Bellocchio, concludiamo il Torino Film Festival il giorno del compleanno del già citato Jean-Luc Godard. Se avete delle domande sono a vostra disposizione, nel frattempo mi segnaleranno tutte le cose che ho dimenticato e tutti quelli che sono offesi, però non vedo nessuno muoversi, quindi potrei stare tranquillo. Se avete delle domande sono pronto, se no possiamo accomodarci sotto per un aperitivo rinforzato, come si dice in questi casi. L'aperitivo rinforzato vi vedo che vi stimola a tenere giù le braccia. Davvero non c'è nessuno che ha altre cose da aggiungere? Allora vi dico io l'ultima, insomma, ci sarà per Pupi Avati anche un premio importante. Il primo giorno sarà un premio che gli sarà conferito dal Ministero, e anche questo fa parte insomma dell'ufficialità del Torino Film Festival, un festival che appunto ha, quando è elegante, veste comunque sempre la giacca granata. Grazie a tutti.